Ciao a tutti amici, bentornati qui su Torte di Nuvole. Oggi un video diverso dal solito perché mi è arrivato un pacco oggi, ve lo faccio vedere, pesante pure. Non è il pacco di mia mamma, ma è un pacco che mi è arrivato da un'azienda che si chiama ortogo.net, un sito online. Vi racconto questa storia brevemente, perché secondo me merita di essere raccontata. Poi apriamo il pacco perché io sono curiosa, io non so che cosa mi hanno mandato, quindi sono veramente molto curiosa di sapere che cos'è che c'è in questo pacco. Innanzitutto poi vi voglio far vedere, che io non l'avevo ancora notato. Qui c'è... Sul pacco c'è questa etichetta di Ortogo, le cose buone del sud a domicilio, e questo è quello che loro fanno. Io non sapevo che effettivamente loro fossero di un paesino vicino al paese da cui io provengo, quindi questa cosa mi ha detto vabbè, adesso gli mando un messaggio, li voglio contattare. Infatti ho fatto così, e loro sinceramente senza alcun obbligo mi hanno mandato questo pacco di 10 kg, leggo in questo momento. E io sono contenta di poter parlare di un'azienda calabrese, di ragazzi giovani. Io ho parlato con Simone, un ragazzo giovane che si capisce dalle sue parole l'amore che ha per questa terra. Voi sapete che io vivo a Vienna, loro mi hanno mandato questo pacco, loro in realtà mandano i prodotti su tutto il territorio nazionale italiano, quindi mi hanno proprio voluto omaggiare con questo pacco, ma le parole di Simone sono state le parole che mi hanno colpito di più, e per questo che io poi ho deciso di scrivere ad Ortogo. Lui dice: ogni volta che mi trovo per un periodo abbastanza lungo lontano da casa, la prima nostalgia che provo è nei confronti della mia famiglia, la seconda è del sapore dei prodotti della mia terra. È chiaro che queste parole mi hanno colpito profondamente, perché sono esattamente le stesse cose che io, vivendo ormai da quasi 2 anni all'estero, sento, chiaramente sento. Ma vado alle ciance, arriviamo subito all'apertura del pacco perché io sono curiosa di sapere che cosa c'è. Vediamo un attimo, adesso... Loro sì, fanno queste spedizioni su tutto il territorio nazionale, e la particolarità è che sul sito si possono scegliere diverse ceste già preimpostate, oppure si può provare a fare una cesta personalizzata e aggiungere poi tutti i prodotti che uno vuole. È un negozio online molto interessante, e anche i prezzi devo dire che sono molto interessanti, perché sono economici se io penso effettivamente al costo di determinate cose quando stavo a Genova, per esempio, insomma molto di più. Allora, loro mandano una lettera: cara Torte di Nuvole, siamo felici di presentarti Ortogo, dove spiegano l'idea, come funziona e poi a chi si rivolge Ortogo. Ma quante persone in estate, soprattutto da noi, vengono a mangiare a casa nostra e sono turisti, sono amici di amici di amici, colleghi di lavoro che magari noi ritorniamo per le vacanze e rimangono stupiti dalla qualità, dalla bontà dei nostri prodotti. Queste persone, questi prodotti non riescono a trovarli. Io non riuscivo a trovarli quando stavo a Genova, non tutto riuscivo a trovare, per questo che mia madre ogni tanto mi manda questi pacchi pieni di amore e pieni di prodotti. E questa cosa di riuscire a trovare questi prodotti oggi si può fare con Ortogo, perché tu puoi decidere di comprare una cesta che tra l'altro ti arriva senza le spese di spedizione, perché tutto è calcolato già nella cesta che viene spedita. Io penso che è veramente un'idea molto interessante. Allora, sono dei grissini. Eccoli, sono dei grissini. E l'azienda è di Vibo Valencia, vedo. Poi, Madonna mia, io mi emoziono a queste cose, mi emoziono tantissimo, perché è bellissimo. Le noci, guarda che meraviglia,
Poi abbiamo le trofie. Pastificio Monteleone di Caulonia. Poi, non so, questo l'ho proprio per ultimo. Mi sembra grande. Guardate che bella. Poi c'è composta di peperoncino, l'orto degli amici, peperoncino calabrese bio, composta di peperoncino agricola fagitello. Io, cioè, dovrei parlare, ma non riesco perché veramente mi sono emozionata, devo dire una cosa. Sono emozionata perché non è solo una questione del fatto che comunque un'azienda ti manda dei prodotti così senza chiedere, ma è perché effettivamente in questo pacco ci sono i profumi della mia terra. È Natale, quasi Natale praticamente, quindi è chiaro che determinate sensazioni, determinati sentimenti si sentono di più. Ma devo dire che questi prodotti, questo pacco, io sto respirando profumo di casa. Poi abbiamo biodiversità, agricoltura di montagna, confettura extra di ciliegie, agricola fagitello sempre. Tra l'altro mi piace molto questo packaging, questo barattolo quadrato anziché rotondo di solito. Mi piace, molto bello. Guardate, cioè, poteva mancare una cosa del genere? No, ovviamente non poteva mancare. Pancetta tesa, piccante, trancio. Una pancetta, sì. E questa, che cosa ci possiamo fare qua? Ci possiamo fare un sacco di ricette. Sì, ragazzi, sì. Che cos'è che c'è ancora? Poi c'è i torroncini, certo, ovviamente. Torroncini, tra l'altro, tipici anche calabresi. Devo dire che in tutto questo periodo non ci sono tavolate dove non si possa assaggiare un torroncino bianco, cioccolato, sempre e ovunque, perché effettivamente sono buoni. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo ancora miele di zagara. Anche questo prodotto a Caulonia. Spannò Giovan Battista, e devo dire che sembra ottimo. Sapete che il miele non deve essere liquido, ma esattamente in questa consistenza. Vediamo se da questa telecamera si vede, dalla GoPro. Vedete che effettivamente non è liquido. E questo è perché non vengono utilizzati additivi o qualsiasi altro prodotto chimico che permette al miele di essere fluido. Quando il miele è fluido vuol dire che non è biologico, comunque perfettamente puro come dovrebbe essere. Questo è il tipo di miele che dovremmo sempre comprare per assicurarci appunto che sia buono. Cosa bisogna fare quando poi si vuole utilizzare? Se si vuole utilizzare per esempio per fare la pignorata, basta semplicemente scaldarlo in una padella e diventa fluido. Poi, eccoci qua, già solo il cartoccio di pane, già solo questo mi fa pensare a casa. Vediamo, oh, ragazzi, le arance, voi non sapete che questo è oro per me, questo è oro. E poi c'è da dire che prima di venire qua io non amavo le arance, non mangiavo le arance, non erano così importanti per me. Adesso che invece sono qua, per me sono diventato veramente l'oro. Io sono molto contenta, io ho già in mente che cosa fare con queste arance, veramente, ragazzi. Grazie, vera Ortugo, grazie. Io non so che dire, sono senza parole, dovrei riuscire a parlare e cercare di spiegare. Voi non capite che profumo? Le arance che si trovano nei supermercati o neanche nei mercati di quartiere sono, io non so che arance possono essere, sicuramente non sono arance buone, perché questo profumo qua, voi ve lo sognate, io sono senza parole, perché come vi ho detto questo pacco non è semplicemente un omaggio che effettivamente Ortugo mi ha voluto fare,
come se un amico mi avesse mandato un pezzo di casa, mi avesse fatto vedere, senti, guarda, io non è che ti faccio vedere solamente le cose belle sul sito, io ti faccio vedere che le cose che ti propongo sono cose buone. Sono molto contenta di fare questo video, sono molto contenta di mostrarvi una nuova idea, Made in Calabria, fare un po' di pubblicità a questi ragazzi che sono giovani, che hanno avuto un'idea geniale. Vi ringrazio per aver guardato il video, io ringrazio Ortugo veramente per questo splendido regalo, veramente senza parole. Concludo qui, ma non prima di lasciarvi un buono sconto che Ortugo vi mette a disposizione. Infatti riceverete il 10% di sconto nel momento in cui andrete a completare l'ordine su ortugo.net. Basterà inserire il torto di nuvole 2017, io vi lascio tutte le informazioni nel box informazioni qui sotto al video e niente, non dovrete fare altro che aspettare questa bontà che arrivi a casa vostra. Io vi ringrazio per aver guardato il video, ciao da me e da Ortugo. Ciao!